Nuovo temporale su Napoli. Come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla città partenopea provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero ed un palo di ferro sono caduti a Casavatore, a altezza di Parco delle Acace, abbattendosi su un'auto in transito. Conducente illeso, ma ovviamente spaventato. Una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina che si trova in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, a Napoli. A volare via, secondo quanto si apprende, è stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell'Eratitech, nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un'altra parte della guaina è invece precipitata su alcune automobili parcheggiate nei pressi della palazzina, danneggiandole lievemente. L'edificio, dopo le verifiche tecniche eseguite dai vigili del fuoco, è risultato agibile. Stamattina un violento temporale, accompagnato da una lunga serie di fulmini, si è abbattuto sulla città. Due voli diretti a Capodichino, provenienti da Malpensa e Parigi, sono stati dirottati a Bari. Non è escluso che possano tornare con i passeggeri a Napoli. L'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile regionale resterà in vigore fino alle 20 di oggi. Inoltre calcinacci e rifiuti di ogni genere hanno invaso la carreggiata dell'asse mediano nei pressi dell'Ipercoop di Afragola.